Tra 15 giorni ci rivedremo per il ballottaggio. Francesco Raspini, diciamo, arriverà tra il 40 e il 45, è auspicabile sulla base dei dati attuali. Quello che manca, dove si cerca? Beh, intanto vediamo come va a finire stasera. Potrebbe anche esserci una evoluzione ancora maggiormente positiva. In questo momento non lo sappiamo. E subito dopo chiaramente comincerà un'interlocuzione. Sarà tutta la coalizione insieme che deciderà qual è la strada migliore. Chiaramente si lavorerà sui programmi, si lavorerà su delle sintonie, si lavorerà con persone che siano disponibili a impegnarsi per sostenere quella che è la nostra visione della città. Ecco, sui programmi credo che bisognerà proprio discutere, bisognerà vedere se ci saranno anche delle posizioni capaci di creare interlocuzioni. Nella fase delle ultime settimane ancora non ci sono dati specifici in questo senso, sicuramente le condizioni andranno costruite. Raspini sta raggiungendo una buona quota e con un margine di vantaggio che è significativo, quindi con una forbice che sicuramente dimostra che c'è stato un buon lavoro fatto dalla coalizione in questi mesi, in queste ultime settimane.